stipendi commercialista, vari tutorial a persone del genere, poi cosa ho fatto? Devo ricordare anche più avvocato, però mi scusi, se lei mi viene a dire che le spese legali e le altre spese qua e là vengono a costare €1 milione, io le dico che non è possibile. Ma non le richieste economiche e mi sono lasciato di fissare. Sì. Vede che tra l'altro iniziamo a cambiare. Nel senso, ma hai cambiato le richieste economiche? Sì. Io ho valutato la mia attività. Per me? L'avvocato si difende dicendo che tutti quei soldi erano il suo compenso per aver difeso Kumar. Però non esiste nessun documento di questo accordo. Io quello che ho concordato purtroppo a voce con il mio cliente era questo. Ma è normale concordare a voce cifre da centinaia di migliaia che di bello. Euro? Non può aver capito quello che lei stava facendo. È un bambino con che 2 milioni di euro e la tentazione di dirgli dammene un po' qua, questi sono i soldi di Kumara, questi non sono i soldi di Kumara. Avvocato, ma perché ci prende per il culo? Faccio anche l'avvocato per altre persone che era anche nel 2000. Ma adesso non lo so fare perché è stato temporaneamente è stato sospeso. Certo, ma io sono sicuro purtroppo che la mia vita la sua vita professionale forse finisce qui. Peraltro, mi scusi, non voglio farmi affari suoi, ma una persona che ha 800.000 euro che deve a Equitalia, come fa ad avere una casa così bella in mezzo alla campagna? Champagne, barche, devo darla via questa casa uguale. Io non so fino a quanto potrò pagare l'affitto perché non posso più lavorare. Ecco perché la mia vita è rovinata. In più alla mia età, che mi prende? Che tipo di lavoro posso fare a 62 anni? Ma avvocato, io... ma guardi dove cazzo siamo. Stiamo in mezzo alle colline di Firenze, c'ha casa qua, è ben vestito, c'è una bella macchina, c'è la compagna, fa le gite, beve lo champagne, mangia il caviale e mi viene pure a dire che adesso è una persona rovinata. Dovrei poi alla fine forse anche andare in carcere. Chi ci sei messo in questa situazione, avvocato? E io? Ma non per volontà di rubare niente a nessuno. Non ho fatto una bella vita. Sta di fatto che quest'uomo si ritrova con zero e i debiti. L'avvocato Bertini affronterà un processo per il furto della grande eredità del nonno Renato. Kumara invece rimarrà in carcere per altri 3 anni e poi probabilmente verrà ospitato in una